la paz fondata nel 1548 dagli spagnoli riempie questa valle, conta 2,5 milioni di abitanti, 500 dei quali stanno nel quartiere più povero, El Alto. È la capitale più alta del mondo, 4.000 metri di altitudine, El Alto, 3.008, La Paz. È una strada di La Paz. La Bolivia è uno dei paesi più poveri del mondo. Un operaio che lavora può guadagnare non più di 80-100 bolivianos al mese, cioè poco più di 40 euro. Questo è l'interno della chiesa di San Francesco in La Paz. La stessa fu costruita intorno al 1548. Nelle cappelle laterali della chiesa sono raffigurate immagini di diversi santi. L'altare centrale, che ha una base in legno ricoperta di terra e quindi di lamina d'oro. Gli antichi abitanti di questi altipiani adoravano il sole e la luna. La stessa simbologia è stata riportata poi dai cristiani nelle Madonne qui rappresentate, per cui in alto abbiamo il sole, in basso abbiamo la luna. Il sole è Gesù Cristo, la luna è la Madonna e la forma della veste rappresenta appunto una montagna che si slancia verso l'alto. Questa è la facciata in stile barocco della chiesa di San Francesco. Questa è una delle piazze di La Paz. Stiamo percorrendo la strada Santa Cruz ed è qui la temperatura oggi è di 20 gradi centigradi. È la zona ricca della città. È uno dei numerosi mirador, cioè punti di osservazione della città di La Paz. Periferia ci sono anche delle favelas come queste, sprovviste di ogni genere di servizio. Siamo nella Valle della Luna. Gli agenti atmosferici hanno creato questa straordinaria natura. Qui vediamo delle forme strane, create da pioggia e vento. Con la nostra guida Cinzia. Caduti di La Paz. La Bolivia è una repubblica presidenziale e questo è il palazzo del presidente. Questo è il palazzo del congresso, sede del potere legislativo.
è la facciata della cattedrale in stile neoclassico. Questa è Plaza Murillo, la piazza centrale di La Paz. Entonces una vez estaba en el concierto.